Juventus ha sciupato 9 palle gol nel primo tempo, ma si sa, se non segna Baggio, per 3 pattoni sono dolori. La Sampdoria era priva di Mancini in tribuna e anche di Vialli in campo. Boskov impone così il pari a Baggio e alla Juventus. La testa dei blu cerchiati forse è già a Wembley, tranne quella di Pagliuca, che nega subito il gol a Schillaci. Poi Di Cagno dribbla tutti, come Pelé, ma alla fine si pente. Non è giornata per Casiraghi, al quale si oppone anche l'arbitro. Il giovane bomber ci prova ripetutamente di testa, ma la palla finisce puntualmente fuori. Baggio dalla distanza. Pagliuca raccoglie pallone e applausi. Ancora Casiraghi, ancora Pagliuca a dire di no. Questo è davvero il festival delle occasioni perdute. In tribuna Giovanni e Umberto Agnelli discutono e osservano Vialli, al quale Luppi nasconde la palla. Vialli alla Juventus, sentiamo l'avvocato. Ho lasciato adesso Boniperti. Ho detto, ti aspettano i giornalisti. Cioè, non mi parli di Vialli, mi ha detto. Quindi adesso è troppo tardi. Ma lei vorrebbe? Lei vorrebbe. È un buon giocatore. Oggi non è in grandissima forma, ma è un gran giocatore. Perché si dice che è l'unico giocatore che possa fare la differenza, cioè coprire questo vuoto col Milan. Ce ne vuole più di uno per coprire il vuoto col Milan. Uno non basta, nessuno. Contento di Alesino, il terzo posto? È ottimo, ottimo, ottimo. Nel secondo tempo la Juventus frena, la Samp ringrazia. Trapattoni non è soddisfatto. Cinciripini vede fuori area questo fallo di Lanna su Schillaci. E Baggio, come altri compagni di squadra, manda in curva anche i calci di punizione. Quando Luppi prende per la maglia Vialli, Boskov reagisce contro l'arbitro a modo suo. Anche i cani lo sgridano. Vialli non è soddisfatto, ha qualcosa da dire verso la sua panchina. Ma alla fine lo 0-0 in qualche modo accontenta tutti. Mentre Baggio manda un messaggio a Vialli, il quale impiega 1 ora e mezza per sottoporsi all'esame antidoping. Non aveva proprio più benzina il nostro Gianluca. Vialli che ti ha detto? Viene alla Juve? Non lo so, è chiaro che è una decisione sua. È a tempo di pensarci bene. Quindi è escluso che Vialli vada alla Juventus? Ma nella vita non si può mai sapere quello che succederà, però come ripeto il mio desiderio è quello di rimanere al Samp.